In diverse occasioni il sindaco Rita Rossa aveva fatto appello ai parlamentari del territorio perché si facessero carico a Roma della situazione di eccezionale difficoltà economica del comune. Ieri a Palazzo Rosso c'è stato un incontro con i deputati Franco Stradella del PDL e Mario Lovelli del PD per valutare in sostanza le azioni da intraprendere per risolvere la grave emergenza. Al centro dell'attenzione è soprattutto il decreto sugli enti locali approvato dal governo qualche giorno fa. I parlamentari hanno assicurato che presenteranno due emendamenti, ovvero due modifiche al testo, nella fase di riconversione del decreto in legge. Per prima cosa chiederanno l'accesso al fondo di riequilibrio finanziario anche per i comuni nei quali il dissesto è stato proclamato da meno di 6 mesi e non solo per quelli in predissesto. Il fondo rotativo garantirebbe un po' di liquidità alle casse alessandrine per fronteggiare le emergenze. La seconda richiesta è quella di un aumento temporaneo, per almeno un triennio, del limite massimo di anticipazione di cassa da parte della tesoreria, attualmente fissato ai 3/12 delle entrate dei bilanci dei 2 anni precedenti. I parlamentari possono cercare di modificare le regole in corso d'opera, vedere di trovare la soluzione ad alcuni problemi che ci sono stati illustrati dall'amministrazione, sulla quale concordiamo la necessità di ridare un minimo di credibilità alla politica e di ridare alla città una speranza per il futuro è una necessità che sentiamo tutti nello stesso modo. Quello che è possibile fare lo faremo senz'altro a livello di iniziativa parlamentare, presentando gli emendamenti alla legge che affronta la questione dei comuni dissestati, per fare in modo che Alessandria abbia le risposte utili per affrontare questa emergenza. Qui bisogna rendersi conto, e prima di tutto il governo deve rendersene conto direttamente, che c'è una città che per errate scelte gestionali del passato rischia di essere penalizzata troppo pesantemente. Gli altri parlamentari alessandrini che non hanno potuto essere presenti all'incontro hanno comunque espresso la volontà di appoggiare gli emendamenti che saranno presentati da Lovelli e Stradella. Il decreto inizia oggi, l'iter parlamentare in prima commissione affari costituzionali.